Wahegu, ben ritrovati dal vostro AndreLink91 in questo nuovo video. Dunque, sta arrivando il 7 di settembre, che magari per alcuni può significare nulla, ma per me significa che esce Yo-Kai Watch Blasters. Finalmente esce anche in Italia. Questa IP della Level 5. Cosa vuol dire che esce Yo-Kai Watch Blasters? Che lo porterò sul canale? Ovviamente sì. Non c'è neanche bisogno di dirlo che lo porto sul canale Yo-Kai Watch, tra l'altro Level 5. Ad ogni modo, però, cosa c'è da dire su Yo-Kai Watch Blasters? Che Yo-Kai Watch Blasters diventerà la serie principale del canale, ma non sarà l'unica. Attenzione, mettiamo subito i puntini sulle i, precisiamo subito tutto. Dato che diventa la serie principale, non so perché sto portando le cuffie, la serie principale del canale. Vuol dire che andrà in onda ogni giorno alle 5 del pomeriggio. Ma questo non vuol dire che fermo le altre serie. No, no, no. Inazuma Eleven insieme a Pokémon Quest che ho continuato e caricherò il nuovo video domani. LBX che sto ancora registrando e tornerà al più presto anche Detective Pikachu che oramai voglio finirlo. E anche WarioWare. Praticamente io ho quattro serie, questo dito se non lo tengo non si chiude, quattro serie da portare sul canale, oltre quella principale. Piano piano me le sto risolvendo tutte. Però, dato che Yo-Kai Watch sarà la serie principale, esce Yo-Kai Watch alle 5 del pomeriggio e la mattina uscirà una tra queste serie. Più che altro vorrei far uscire Inazuma dal lunedì al venerdì, il sabato e la domenica un'altra di queste serie. Però la domenica c'è il fatto che io non carico il pomeriggio, non carico la serie principale perché la uso come stacco per caricare altro e poi ricominciare lunedì. È come una specie di giorno di pausa. Però in realtà questa domenica, da quando esce appunto Yo-Kai Watch, inizierò a caricare la mattina alle 10, come da lunedì a sabato faccio, più alle 5 un altro gioco. Quindi alla fine avrò 14 video a settimana. E dovrò svenarmi per farli, però li faccio perché, essendo Yo-Kai Watch la serie principale, non posso assolutamente interrompere Inazuma Eleven, non posso proprio interromperlo, visto che ci sono ancora un fottio di cose da fare, tutti gli extra di Inazuma Eleven Go, Inazuma Eleven Go Chrono Stones, e devo ancora finire Ogre che lo sto registrando e toglie tempo, toglie un sacco di tempo Ogre, ma ho detto che lo facevo, quindi lo faccio. Inoltre, come se non bastasse, vorrei anche registrare Strikers prima che esca Galaxy. Questo significherà tutti i giorni, per un bel po' di tempo, due video al giorno, 7 giorni alla settimana. Ok, quindi non vi preoccupate, non interrompo nessuna serie, anzi, ne porto altre. Quindi proprio sto. A parte che io sto carico a 1000 perché ho tantissime cose da fare, ma le faccio ben volentieri per YouTube, per il canale YouTube, le faccio molto volentieri perché mi piace tantissimo portare contenuti su YouTube che magari sono già stati caricati da altri, ma perché no? Perché non portarli? Se è una cosa che mi piace. Se posso giocare un gioco che mi piace e posso caricarlo e ci siete voi che lo guardate. E che mi supportate con i like, con tutti i commenti belli che mi fate, a me fa davvero piacere. Quindi ricapitoliamo: da lunedì al sabato Inazuma Eleven alle 10 del mattino, fino a che non finisco tutti gli extra, e da lunedì al sabato Yo-Kai Watch Blasters alle 5 del pomeriggio. Domenica mattino alle 10 e alle 5 due serie diverse, che non c'entrano né con Inazuma né con Yo-Kai Watch. Però le devo portare, se no non finiscono più. Quindi questa è la programmazione. Detto questo, noi ci vediamo come sempre domani con dei nuovi video. Bye bye.